Come abbiamo preannunciato, è qui con noi un gradito ospite, stiamo parlando di Antonio Filipponi, assessore del Comune di Teramo. Ben ritrovato, come sta? Grazie, bene, tutto bene. Per lei è la prima volta a essere all'interno della famiglia di Di Pomeriggio, un contenitore importante, però l'obiettivo è anche quello di parlare a 360 gradi di tante iniziative. Siamo entrati in primavera, bella stagione, il Comune di Teramo in prima linea per tanti eventi. Sì, esatto, intanto grazie per l'invito. Sono tanti gli eventi ai quali stiamo lavorando, in primis il più vicino è quello della Fiera dell'Agricoltura, che è un evento importante, che è in forte crescita tra l'altro. Perché un evento quasi storico, lo possiamo sì, definire. Sì, sì, siamo alla 33esima edizione, se non ricordo male, e i numeri sono di crescita anche quest'anno. Pensavamo lo scorso anno di essere arrivati anche un po' a un limite fisico dell'area fieristica, invece quest'anno siamo riusciti in qualche modo ad avere una sorta di record anche negli incassi degli espositori, quindi siamo riusciti a organizzare un po' meglio l'area, però ecco, è una fiera che per il prossimo anno potrebbe chiederci un ulteriore sforzo in termini di spazi. Ed è un motivo veramente di grandissimo orgoglio per tutto il comitato fiera, perché insomma io sono il presidente del comitato, ma in realtà questo è un lavoro veramente di squadra di tutti gli enti, di tutti i soggetti, ecco, pubblici e privati, che fanno parte di questa squadra, che ha voluto in qualche modo trasformare un evento che aveva ormai la sua tradizione, le sue certezze, facendo un po' un salto nel vuoto in una location diversa, ma che adesso sta pagando tantissimo. Ricordiamo le date. Quest'anno inaugureremo il 24 alle ore 18, quindi in orario pomeridiano, ed è anche questa una novità, è un prefestivo naturalmente, e poi 25, 26, 27 e 28, domenica 28 si chiude la fiera. Un evento molto importante che ha cambiato sempre location, possiamo dire, sì. Adesso ha trovato sì. La sua sì, sì. Location migliore, perché comunque il parco fluviale sì. È bello percorrere il percorso, ma sì. Soprattutto è un punto ideale. Ideale perché, a differenza di quanti molti pensavano, innanzitutto sotto l'aspetto del traffico non si registrano problematiche, se non alcune problematiche che cercheremo di risolvere sempre meglio anche nel corso di quest'anno nell'area dello Smeraldo. Per il resto, rispetto alle file che si creavano sulla superstrada, quindi alla location dello stadio, mi sembra che in questo senso sia molto più facile raggiungerlo, con una dotazione di parcheggi molto più alta rispetto a quella dello stadio. Circondata dai parcheggi, ma poi tantissime persone che vivono nell'area del parco fluviale, quindi dalla Cona al centro storico e anche un minimo di periferia anche verso est, riesce a raggiungere l'area a piedi senza utilizzare i mezzi, quindi questo fa sì che sia veramente un momento anche proprio bello da vivere con le famiglie, con i bambini, senza dover per forza prendere l'auto e doversi spostare. Quindi sotto questo aspetto molto molto meglio. Poi sotto l'aspetto delle presenze è diventata un'area che comunque consente a tutti di poter passare anche una giornata intera all'interno della fiera, avendo la possibilità anche di sedersi, di utilizzare il verde, cosa che non era possibile fare nell'area dello stadio, perché comunque era solo un'area di passeggio, non c'erano difficilmente, al di là delle aree di ristorazione, era difficile trovare spazi dove sedersi, riposarsi, eccetera. Quindi veramente un'area che ci consente, pioggia permettendo, di sfruttare al meglio questa occasione fieristica. In caso di pioggia anche l'area dello stadio comunque non era partecipata, perché quando piove un'iniziativa che può essere svolta solamente all'aperto, quindi. Esatto, quando piove né allo stadio né al parco funziona la fiera, e quindi voglio dire, sotto questo aspetto non cambia molto. Speriamo, ecco, che il 4 aprile non ha piovuto, quindi speriamo non dovrebbe piovere. Non speriamo. È solamente una La Fiera dell'Agricoltura, non sono solamente espositori, ma ci saranno anche, come sempre, convegni, sì. Incontri anche con le ragazze delle scuole? Assolutamente sì, perché ci sono diversi istituti, gli ITS, ma ecco il DIPOPA Rozzi, quindi ci sono tante, l'Università degli Studi di Teramo, che animerà anche attraverso la radio universitaria tutta la fiera, quindi ci sono tanti studenti che partecipano.
soprattutto nella giornata di venerdì, perché poi chiaramente gli studenti partecipano agli orari scolastici, però insomma la parte convegnistica è molto importante, sempre molto importante per noi. Quest'anno abbiamo deciso di dargli un taglio più diciamo direzionato all'utente della fiera e non tanto all'agricoltore, all'artigiano che partecipa, perché chiaramente l'ho sempre ricordato al Comitato Fiera, gli agricoltori, gli allevatori sono lì in fiera, protagonisti della fiera e non hanno molto tempo per partecipare ai convegni. Quindi una fiera che si rivolge soprattutto agli utenti con un'offerta chiaramente di prodotti agricoli, ma anche con un'offerta di contenuti, di culturali assolutamente, che in qualche modo variano dall'alimentazione alla sostenibilità e a tutta un'altra serie di temi che sono legati comunque al mondo dell'agricoltura, anche alla tecnologia e tutta un'altra serie di temi. Come abbiamo detto in apertura di questa intervista, sono mesi molto caldi per il comune di Teramo, poi si avvicina aspettando il 1° maggio e poi c'è il 1° maggio, giornata clou per i teramani, perché tornano le virtù. Esatto. Però qualche giorno prima c'è proprio questo evento, tanti eventi, come verrà composto quest'anno, come si farà? Sì, aspettando il 1° maggio è un evento storicamente dell'associazione Big Match, che negli anni veramente ci ha regalato tantissimi momenti molto molto belli, veramente da ricordare, che sono rimasti insomma nei pensieri dei teramani. Anche quest'anno l'area è quella del parco fluviale, la stessa dello scorso anno, perché è un'area che ha risposto molto bene. Anche lì, essendo una prima volta, sicuramente qualcosa si può migliorare in questo senso, ed è 2 giorni dopo l'evento dell'ultimo giorno di fiera, quindi ci sarà un lavoro enorme per disallestire l'area fiera, si lavorerà anche di notte e preparare proprio l'area all'evento. Condivideremo però il palco, quindi avremo delle strutture già montate e c'è da dire che insomma anche quest'anno sotto l'aspetto degli artisti è stato fatto uno sforzo enorme, perché ricordo che questo è un concerto gratuito, aperto a tutti, per il quale c'è anche la collaborazione della CGL, quindi, e di tanti altri enti, la Camera di Commercio, la Fondazione Tercas, il BIM, insomma, sono tutti all'interno di questa manifestazione, che è veramente una manifestazione che in qualche modo ci apre all'estate, cioè veramente dove insieme alla Fiera dell'Agricoltura dopo i mesi invernali si respira un po' di estate, di festa, si aspetta poi il 1° maggio, che per Teramo è una data molto importante. Assessore Filipponi, abbiamo parlato di questa importante iniziativa, ma noi vogliamo sapere, gli ospiti sono stati presentati, ovviamente parliamo anche di loro. Certo, perché comunque è un parco artisti molto importante. Abbiamo come apertura e chiusura dell'evento è un DJ set, quindi Marini e Ferrara, che cercheranno di regare un po' tutti i momenti. Abbiamo i Ken Lafen, il dito nella piaga, e poi la Fenne, che sono stati protagonisti a X Factor. Esatto, esattamente loro. E i due artisti principali sono D'Argento Amico e Rosa Villain, quindi due artisti che provengono da Sanremo, con due canzoni che in questo momento stanno funzionando benissimo, con un ottimo repertorio. E ripeto, insomma, avere questo gruppo di artisti in un concerto gratuito ci fa insomma pensare. Ma questo è tutto in una giornata? Tutto in una giornata. Quindi tutto in una giornata. Dal pomeriggio fino a insomma, ecco, tarda sera. La nostra intenzione è sempre di chiudere l'area parco in un orario insomma accettabile, intorno alla mezzanotte, in modo da non creare troppi disagi comunque alle abitazioni che sono anche nei dintorni. Comunque è una manifestazione che ha tutta una serie di tematiche legate alla sicurezza, sulla quale investiamo veramente tantissimo. Abbiamo già detto tanto degli eventi, quali saranno poi i prossimi? Cosa state lavorando? E poi chiaramente si apriranno tutti gli altri eventi, che sono quelli estivi. Chiaramente il contenitore di Teramo Natura Indomita è il contenitore principale di tutta l'estate. Questa è la fase nella quale noi individuiamo soprattutto le aree dove andare a sviluppare tutta l'estate. Le aree sono individuate sempre anche in relazione ai luoghi della cultura della città di Teramo. E quindi sicuramente la Villa Comunale, Piazza Martiri, il Parco Fluviale viene comunque sempre utilizzato, perché il Parco
Terramoto in Indomita nasce nel Parco Fluviale perché nasce durante il periodo Covid e quindi avevamo bisogno di spazi all'aperto grandi, quindi il Parco Fluviale farà sempre parte di Terramoto in Indomita, ma poi ci sono spazi molto interessanti come quelli di Piazza Sant'Anna, dove speriamo di riaprire velocemente anche la Domus per le visite. A seguito dei lavori abbiamo sostituito molti vetri della Domus, quindi abbiamo dovuto fare proprio dei lavori. Adesso manca solo la pulizia dei vetri e dei mosaici e poi potremo ripartire, quindi collegare le aree culturali alle manifestazioni in modo da poter essere comunque un attrattore turistico durante il periodo estivo, perché comunque Terramoto in Indomita ha rappresentato un grande indotto a livello turistico. Sono città di Teramo in un periodo nel quale era morta, no? Perché Teramo d'estate comunque faceva una grandissima difficoltà. E poi c'è la chicca del Castello della Monica, che comunque ha avuto un successo enorme. Riapertura, tantissime le presenze, ovviamente voi state anche lavorando per completare il lavoro di restauro. Esatto. Proprio perché il Castello della Monica è stata la struttura più visitata del nostro polo museale. Ha avuto risalto a livello nazionale, non solo. Sì, attraverso anche gli eventi che sono stati realizzati, le mostre, ma anche l'evento di riapertura di Virtù Estive, solo quell'evento ha portato quasi 10.000 persone nei 10 giorni di apertura. E quindi ecco, un castello che ha veramente contato decine di migliaia di persone in questo anno e mezzo, insomma. Quindi è la punta di diamante in questo momento del nostro polo museale in termini di visite, e quindi abbiamo deciso di lavorare sul terzo e quarto piano, e quindi recuperare il terzo e quarto piano per dare piena fruizione della struttura centrale, e ci stiamo adoperando anche per trovare fondi per recuperare tutto il villaggio medievale, finto medievale naturalmente, del Castello della Monica, perché ci sono ancora delle strutture che andrebbero recuperate e che vogliamo assolutamente recuperare, proprio perché insomma, è un luogo che merita la massima fruibilità, ecco, questo sì. I lavori andranno avanti probabilmente fino a primavera prossima, perché sono lavori molto importanti, anche molto delicati. Delicati, importanti, sì, assolutamente, che vanno condotti con una certa cautela. Si tratta anche dello svuotamento dei solai per alleggerire la struttura, quindi veramente dei lavori molto importanti, però ci consentiranno di recuperare appieno tutto il castello. Qual è la sua idea di promozione della città di Teramo? Perché voi state lavorando molto per promuovere tantissime iniziative, e soprattutto penso sia anche quello di portare Teramo fuori dai confini della città. È cambiata molto rispetto a 7 anni fa, quando c'era la passata amministrazione? Cioè, voi oggi dite Teramo è cambiata? Allora, Teramo ha fatto dei passi, io non sono soddisfatto del percorso, nel senso che avevamo delle idee, il Covid ha rallentato dei processi e adesso ci troviamo in una condizione tale per la quale gran parte dei beni di nostra proprietà sono chiusi per lavori. Teramo vive in parte, chiaramente fatte le dovute proporzioni, quello che ha vissuto l'Aquila. L'Aquila a 15 anni di distanza oggi è capitale della cultura. Noi siamo 4-5 anni indietro, perché chiaramente si è data priorità alla città dell'Aquila con il sisma 2009 e siamo anche nel catene 2016 naturalmente noi, però siamo in una fase chiaramente diversa rispetto all'Aquila. Con gran parte dei nostri beni in ristrutturazione, quindi con una, diciamo, tra virgolette, una potenza di fuoco limitata rispetto a quelle che sono le nostre reali potenzialità. In questa fase abbiamo deciso di non rimanere con le mani in mano, ma anche durante il periodo Covid, perché abbiamo lanciato delle app che consentivano di visitare la città in autonomia come Scopri Teramo, che è tuttora fruibile. E stiamo per riaprire anche l'ufficio IAT, stiamo dando la possibilità alla cooperativa del Polo Museale di avviare dei tour all'interno della città facendo i corsi di accompagnatori turistici, perché se hai i luoghi chiusi della cultura devi uscire fuori dai luoghi e visitare il centro storico in maniera differente. Stiamo lavorando sulla parte archeologica proprio per lavorare sui tour archeologici, anche i tour delle chiese e anche tour un po' più legati al parco fluviale con l'area archeologica della Cona e insomma le
altre aree che sono presenti lungo il parco fluviale. Quindi c'è un lavoro che stiamo facendo, è chiaro che è un po' rallentato dai lavori. Però siamo contenti perché sappiamo che entro il 2026-2027 avremo tra le mani una serie di strutture completamente recuperate e fruibili che ci consentiranno di promuovere appieno la città di Teramo. Quindi quando adesso c'è stata per esempio una polemica sul periodo pasquale perché tanti dicevano è tutto chiuso, no? Ma sono chiusi esclusivamente i luoghi dove insistono dei lavori, mentre la Pinacoteca, l'Arca dove c'è la mostra di Falconi adesso ha fatto registrare tantissime presenze proprio il giorno di Pasqua e anche di Pasquetta dove siamo stati aperti tutto il giorno, quindi ci sono state decine e decine di visitatori che sono arrivati e hanno trovato questi luoghi aperti. Purtroppo sono pochi in questa fase chiaramente, ma tutto è dovuto ai lavori. Assessore, purtroppo sono ancora tante le domande che io le vorrei fare, ma il tempo a nostra disposizione è terminato. Sicuramente ci dovremo rincontrare anche per capire insieme a lei quali sono le sue idee del centro, della rivalutazione, un po' quello che sta mettendo in atto per la riqualificazione del centro, visto anche che si inizieranno anche i grandi lavori di ristrutturazione per il corso di Teramo. Certo, quindi sicuramente avremo lì bisogno di tempo. Io però è una città cantiere, sono sempre più le gru che spuntano ogni giorno. E questo è inevitabile anche per far nascere, possiamo dire, una città nuova, perché comunque il rilancio del centro è essenziale, si parla sempre anche della riqualificazione del comune, che è proprio il palazzo di città, che purtroppo vive ancora. Sì, l'ufficio Sisma e il comune sono al lavoro per far partire il prima possibile i lavori anche su quello, assolutamente. Ma sicuramente ci rivedremo, grazie mille all'assessore Antonio Filipponi del comune di Teramo. Ma amici, adesso non cambiate canale perché ci gustiamo insieme l'approfondimento di Nico Centurami, stiamo parlando di Da solo non basta.